un angolo del suo cuore conservava un pizzico di amarezza per tutte le sofferenze che aveva imposto alla madre per seguire la propria vocazione. Saint Pascal Bérot, Taillefer, 29 settembre 1899. Cara mamma, dopo lungo tempo vengo a voi dandovi buone notizie. Io sono in buona salute, come pure mio fratello. Non lo vedo, essendo distante, ma ho sempre l'occasione di avere sue mani. Supplico di tutto cuore Sant'Antonio, invocatelo anche voi. È così potente presso Gesù. Vi otterrà molte grazie. Io l'amo molto, così pure mio fratello. Coraggio, cara mamma. Avanti sempre. Soffrire ancora un po', e poi godremo eternamente. Chi per una cosa, chi per un'altra, nessuno su questa terra è felice, nemmeno i ricconi, dunque, vedete. I vostri due figli religiosi pregano molto per voi, e speriamo che Gesù non lascerà sterili le nostre povere preghiere, innalzate per voi tutti. La benedizione di Dio sta sopra la famiglia che possiede due religiosi. Pensiamo che abbiamo solo un passo ancora a fare per l'altra vita, ed è meglio soffrire un po' su questa terra d'esilio. E Dio buono e misericordioso ti premierà poi per sempre nell'altro, che durerà eternamente. Certo, abbiate fiducia. Maria Vergine, nostra protettrice, ci proteggerà fino alla fine dei nostri giorni, perché ci accompagniamo in lei. Amatela molto, supplicatela, essa vi esaudirà. E ripetete con me: ancora un po' soffrire e poi verrò a vederti, o Gesù, a ricevere la mia ricompensa di tutte le fatiche e i dispiaceri che provai per vostro amore. Dunque, coraggio. Avanti sempre, come bravi soldati di Gesù Cristo, che combattiamo per la sua gloria, e noi riporteremo la vittoria. Che faccio io? Vado all'orfanotrofio di tanto in tanto per insegnare a lavorare a macchina e delle altre cose. Quanto mi servirebbe se avessi tutti i campioni del pizzo, merletto ed altre cose che facevo. Qui sarebbe molto necessario. Poi curiamo gli ammalati, più tardi ne avremo addirittura un ospedale. Qui ci sono più di 200 orfani e quasi tutti i giorni ne portano altri. Quest'anno qui vi è la fame. Non ha piovuto, vi è poco terreno, tutte le montagne. Io non sanno tanto lavorare. E così forse ci saranno persone che periranno di fame. Mangiano del miglio, immaginate. Preghiamo Gesù perché apra la sua mano e dia della pioggia e un'abbondante raccolta. Preghiamo soprattutto che si convertano, sono quasi tutti pagani. Io comincio a parlare cinese da capire. Vi abbraccio tutti affettuosamente, in Gesù Maria Giuseppe e nostro padre San Francesco. Affezionatissima figlia e sorella Maria Chiara, francescana missionaria di Maria. Suor Maria Chiara terminava le sue lettere usando caratteri cinesi. Una di queste frasi diceva: mi preparo a fare una buona morte per andare in cielo come spero. Fa davvero pensare come una suora di 27 anni, sana, piena di attività e di entusiasmo per la vita missionaria, tornasse così spesso sul pensiero della morte. Sembrava quasi che ne sentisse la sua vicinanza.